La risposta alla crisi che dobbiamo fare deve essere europea, non solo però della sinistra mediterranea, ma di tutta la sinistra europea, perché anche nei paesi del nord devono capire che quello che succede al sud praticamente colpisce anche i loro diritti, perché anche in Germania non penso che le cose sono migliorate dal punto di vista sociale e economico per i lavoratori, per le classi subalterne e la classe media, però sicuramente nell'Europa del sud, e mettiamo nell'Europa del sud anche l'Irlanda che non appartiene al sud, le cose hanno avuto una drammatica svolta. Allora, da questa crisi si esce solo dalla parte della sinistra con una rifondazione, con una ricostruzione dell'Europa su basi democratiche, solidali e di una giustizia sociale, perché l'Europa come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, specialmente l'Europa neoliberista, ha fatto la sua fine. L'abbiamo anche visto tragicamente questi giorni in Ucraina, che è successo con la mancanza, come possiamo dire, no? L'assenza o la intromissione dell'Unione Europea in questo paese, ma l'abbiamo visto anche anni fa con la guerra in Jugoslavia, che significa l'assenza di una politica europea estera. Figuriamoci, la stessa cosa la vediamo oggi con la politica economica che applicano nel sud Europa. Allora, dobbiamo cambiare pagina, l'Europa deve tornare ai suoi cittadini, la dobbiamo prendere dalle mani di questi banchieri, da questi speculatori e dei loro governi e politici che praticamente governano e amministrano, gestiscono le nostre È vite. il debito, che si chiama il debito delle differenti nazioni, non può essere, non può trovare una soluzione radicale. E la crisi attuale tiene al fatto che il debito, gli interessi della debt, sono un problema maggiore per le diverse nazioni e non c'è soluzione. La riduzione del finanziamento pubblico non è una soluzione perché c'è una diminuzione della consumazione e per conseguenza l'impossibilità di avere entrata finanziamento con le tasse. La crisi attuale, a mio avviso, non ha una soluzione economica. Non ha una soluzione economica. L'unica soluzione può venire a livello politico. Però a livello politico la situazione dell'Europa è drammatica. Queste elezioni non sono elezioni europee. Però sono elezioni nazionali. In ciascuno paese c'è una votazione, non so, una elezione che è presa nella dinamica nazionale, integralmente nella dinamica nazionale. Questo punto è un punto di maggiore importanza perché le elezioni avrebbero una forma europea. È necessario di avere un'elezione europea con, come dire in francese, circoscrizioni Sì. europee, non nazionali. E candidati italiani in Francia in Polonia, Spagna e altri. La logica oggi, la logica politica non esiste. L'Europa politicamente esiste sulla forma della Commissione, del Parlamento, però questa forma non è pas vécue, non è sentita e percepita per la gente come la dimensione europea. L'Europa oggi apparisce come una dimensione esteriore alle diversi popoli. È possibile di avere delle istituzioni democratiche in Europa. Attualmente non è. Il Parlamento europeo
si riunisce 3 giorni per messe. Scandaloso. Gli avvantaggi dei parlamentari europei sono scandalosi, incredibili. E la Commissione non è una forma democratica, dipende di consigli di ministri, tutto questo, la forma politica dell'Europa non è attualmente adeguata alla forma politica.